Inizio dalla base stendendo un velo sottile di fondotinta. Con la matita per sopracciglia, pettino le sopracciglia all'insù utilizzando lo spazzolino. Traccio una linea immaginaria partendo dall'angolo esterno del naso. Di nuovo narice esterna, guardando dritto, incrociando la pupilla. E sempre narice esterna, incrociando l'ultima ciglia. Una volta disegnati i tre punti, li unisco, riempiendo allo stesso tempo le sopracciglia. Con la matita cerco di riempire tutti gli spazi vuoti fino ad unire i tre punti disegnati in precedenza. Vado a riempire anche la parte iniziale. Utilizzo una palette di correttori facendo un mix di colori utilizzando un pennello sottile e vado a pulirmi tutto il contorno delle sopracciglia. In questo modo otterrò una forma ancora più precisa, ma allo stesso tempo naturale. Elimino la traccia del correttore con un pennellino e lo sfumo molto bene. Successivamente proseguo nuovamente a disegnare le sopracciglia, andando a ricalcare gli step dove mi sembrano ancora vuoti. Con il pennellino sfumo la parte iniziale per renderla molto più naturale. Con lo sfumino vado prima a sfumare le sopracciglia verso il basso e poi le riporto di nuovo verso l'alto. In questo modo i peli naturali diventeranno tutt'uno con il tratto della matita. Infine, come ultimo passaggio, vado a fissare le sopracciglia con un gel trasparente per sopracciglia. Notate le differenze? Adesso proseguo con il make-up andando ad applicare un velo di correttore tonalizzante per le mie occhiaie e successivamente applico sopra un correttore illuminante. Vado anche ad illuminare i contorni del naso e della bocca. Sfumo il tutto con un pennello apposito per il correttore. Inumidisco una spugnetta e vado ad eliminare le tracce di correttore in eccesso. Dopodiché opacizzo con una cipria. Completo il make-up degli occhi tracciando una linea con una matita marrone che poi andrò a sfumare con un pennellino sporco di marrone opaco. Dopodiché illumino il resto della palpebra con un illuminante e vado ad applicare tanto mascara. Completo il look del viso applicando del blush sulle guance e dopodiché un rossetto molto naturale. Questo è il look finito, io vi ricordo l'importanza delle sopracciglia perché tutti i look sia da giorno che da sera sono ancora più valorizzati se portiamo un bel paio di sopracciglia. Aspetto nel prossimo tutorial, un bacio!